Quinta edizione della National League 2022, ci guardiamo una bellissima partita di misto. Romano Bianchini, Omini Blu contro Luciano Falsaperla, Omini Rossi. Partita secca a 7, regolamento Wisp 3 tocchi. Siamo molto sorpresi. Intanto bellissimo primo gol di Romano, un 2-1 dalla porta. Dicevamo, siamo molto contenti di farvi vedere per la prima volta sul canale di Calcio Balilla 24 Martina Bianchini, sicuramente una giocatrice che ha scritto un pezzo di storia del Calcio Balilla italiano, da tanti anni giocatrice soprattutto a ganci con la nazionale italiana, e ci auguriamo di poterla rivedere in campo tante altre volte. Intanto la coppia Romano-Bianchini raddoppia, 2-0, riparte Falsaperla. Luciano accorcia la distanza con un gol in pressing di mediana. 3-1, ancora Falsaperla. Tenta forse una strappata dalla. Intanto però recupera con una bellissima Veronica che riguardiamo il rallenti, vedete il giro attorno alla palla e la manda direttamente sul secondo palo della porta avversaria. Bellissima esecuzione di Falsaperla e riprende la partita sul punteggio di 3-2 in favore di Bianchini Romano. Tenta la frusta Luciano, nulla di fatto. Partita molto molto equilibrata, veramente. Per ora i portieri stanno dettando i tempi della partita. Intanto Luciano recupera un preziosissimo gol dal 3, punteggio 3 pari. Ancora Falsaperla, gol che funziona non si cambia. Prova una Veronica e trova il gol di deviazione. Vedete intanto Romano con le sue particolari giocate dalla porta, giocatore che indubbiamente non ha bisogno di presentazioni, soprattutto ai tavoli fassi, ai regolamenti Wisp a tocchi limitati. Intanto abbiamo visto un bellissimo scambio di Falsaperla parato da Romano, ma bellissima sia l'esecuzione che la parata. Ancora tavoletta corta. Falsaperla, giocatore, possiamo dire fassista puro. In grado di farsi valere sempre su ogni partita contro ogni giocatore. Stavolta Luciano prova la finta frusta, ancora nulla di fatto, però pressing costante dalla mediana di Luciano. Molto molto equilibrata, ricordiamo partita secca 7. Bellissimo gol di Falsaperla dietro al portiere, una Veronica con il primo mino alto. Voi che guardate ragazzi, il solito nostro appello, vi chiediamo come sempre la gentilezza di mettere un like a questo video se vi è piaciuto, perché no, una condivisione per aiutare il canale e il bellissimo sport del calcio balilla. Romano ancora accorcia la distanza sul punteggio di 6 a 4, trova il quinto gol.
e Luciano trova il gol importante, chiude la partita.